Allora dai, questo era facile. Incredibile che solo Spacca Heartless abbia riconosciuto Fantasy X nella versione HD. Poracci, mi sa che dovete studiare di più. Comunque, la migliore risposta è però quella di Gold Trash, che fa ridere, ma anche riflettere. Bene, ora un nuovo round di solo risposte sbagliate. Di che gioco si tratta? Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si fanno unboxing senza aspettare il day one. Finalmente è arrivato, dopo 19 anni, ma con un giorno di anticipo possiamo mettere le mani su Metroid Dread e in particolare su una special edition che si prospetta ricchissima. Questo sarà un video unboxing di una limited già sold out, quindi prima di tutto due cose. Innanzitutto, se contenuti del genere vi piacciono, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi video. Ad esempio, domani ci sarà l'unboxing di OLED. Che fate? Ve lo perdete? E secondo, vi invito a entrare nel gruppo delle offerte Poracce, perché grazie alle rapide segnalazioni delle notifiche, chi era all'interno del gruppo ha avuto ben più di un'occasione per recuperare questa limited al prezzo di listino, e chi colleziona videogiochi sa che non è semplice stare appresso a queste cose. E poi c'è anche il Porion, trovate il link in descrizione. Bene, io ho detto tutto, buon Dread, iniziamo! Non so se le immagini rendono al meglio il primo impatto con questa special edition, ma vi assicuro che questa versione si presenta nel migliore dei modi. L'artwork frontale ormai abbiamo imparato a conoscerlo, ma sono rimasto parecchio sorpreso nell'ammirare il retro della confezione che non era stato mostrato nei render ufficiali del box, o forse mi era semplicemente sfuggito. Su entrambi i lati invece troneggia il logo di Dread e nient'altro. Una composizione semplice, minimale e agghiacciante, in linea con il tono dell'opera. A livello di dimensioni questa special edition è enorme, ma non è di sicuro la più grande in assoluto. Il confronto con la Legacy Edition di Samus Returns mette in chiaro il passaggio di console, mentre se confrontata con altre limited Switch ci avviciniamo a territori già più comuni. La forma è differente da quella di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, ma le dimensioni sono le stesse di quella di Astral Chain e Xenoblade Chronicles 2, che condividevano anche la stessa impostazione del packaging. Speriamo che almeno Dread si discosti da queste, mi dispiacerebbe vedere l'ennesima limited fatta con lo stampino, soprattutto per un titolo così epocale. La prima differenza però è già nell'esterno: se il box semitrasparente di Astral Chain si toglieva semplicemente sfilandolo, quello di Dread è chiuso su tutti e quattro i lati e va aperto dall'alto. In realtà mi sono accorto che ci sono anche delle aperture laterali sigillate, quindi bisogna ricorrere al taglierino per evitare di fare disastri. Qualche taglio dopo, il box esterno si sfalda e lascia accesso al corpo principale della Limited, che fortunatamente non presenta quei fastidiosissimi fogliettini utilizzati in molte Limited che sono solo una seccatura e nient'altro. Bene, ora sdraiamo questo bestione e andiamo all'unboxing vero e proprio. C'è subito da notare una cosa molto importante, perché a differenza della Limited di Astral Chain e di Xenoblade Chronicles 2, l'apertura è di quelle classiche. Non c'è un'apertura, diciamo, a scorrimento, ma si solleva la parte superiore. Oh! Scusate, sarà un video dove sarò senza parole più e più volte. Ogni cosa è un po' un colpo al cuore. Partiamo subito da quello che possiamo aspettarci, che mi potevo aspettare di trovarci dentro, ovvero la steelbook di Metroid Dread del gioco. Vediamo la classica posizione dell'ombrello da parte di Samus Aran, o come dicono gli americani, Samus Aran. Non lo so, mi suona molto male. Interessante come steelbook. C'è la protagonista, il gesto dell'ombrello e gli Emmy sullo sfondo, che ricordiamo saranno la minaccia principale. Abbiamo un cattivissimo Chozo in stile Metropolis e anche il simbolo dello Screw Attack. Artwork che continua anche sul retro. Elegante, semplice, promosso. Poi abbiamo una confezione misteriosa. Cosa sono? Riporta la scritta Metroid e qualche logo nostalgico. Oh. Sarà l'unboxing degli... Oh. Abbiamo le cartoline celebrative. Madonna, queste cose mi fanno impazzire. Il primo Metroid
Ricordiamo 1986, uscito su Nintendo Entertainment System, NES per gli amici, bellissimi sprite iconici. Ancora più iconica la prima posizione dell'ombrello, eccola qua, Metroid 2 Return of Samus, uscito nel 1991-92, adesso non ricordo, per Game Boy. Titolo importantissimo perché aggiunge tanto alle meccaniche della serie, nonostante le limitazioni intrinseche del Game Boy. Ricordiamo una console storica, il primo, quello in bianco e grigio, in tonalità di grigio, anzi di verde. Episodio molto interessante di cui è stato fatto un remake da Mercury Steam nel 2017. Poi, il capolavoro dei capolavori, Super Metroid. Apprezzo tantissimo che hanno lasciato Samus che esce fuori dalla cornice, quasi a rappresentarne l'importanza rispetto a tutto il resto. Qui abbiamo Ridley e sullo sfondo anche un Cryde ciccionissimo. Super Metroid, uscito ovviamente per Super Nintendo. Se non l'avete mai giocato, recuperatelo su Nintendo Switch Online, è gratis all'interno della libreria del Super Nintendo. Il bellissimo Metroid 4, conosciuto anche come Metroid Fusion, uscito per Game Boy Advance nel 2002-2003 poi in Giappone. È uno dei giochi che è uscito prima da noi e poi dai nostri cugini giapponesi. Forse questo è l'artwork che mi convince di meno, perché mi sembra un po' vuoto, non lo so, non mi convince appieno. Comunque molto figo il redesign della tuta di Samus, che veniva contaminata dal parassita X e stravolgeva così gran parte delle meccaniche di gioco e anche la lore di Metroid. E tra l'altro l'episodio è il prequel diretto di Dread, e chissà che quanto accade in questo episodio non sia di fondamentale importanza per lo svolgimento della trama di Dread. E a proposito di Dread, eccolo qua, bellissimo, epico. Abbiamo la stessa artwork che poi è sia della steelbook che della copertina di gioco. Questo mi fa un po' riflettere, però vabbè, poi ne parliamo bene, ma forse quella più prevedibile come cartolina. Poi abbiamo il gioco in versione PAL EU, quindi triangolo non blu, ma triangolo sfocato, eccolo qua, triangolo rosa, viola, non lo so, sono daltonico. Come face to face with fear, recita il retrocopertina inglese, faccia a faccia con la paura. Ricordiamo che Dread significa proprio questo, credo, non lo so, non so l'inglese, ma scherzo. E faccia a faccia con il terrore. Come tutte le limited edition, questa qua è una versione multilingua perché è distribuita uguale su tutto il territorio europeo e quindi sostanzialmente ne creano soltanto una versione a cui poi appiccicano il bollino blu che è sul retro, ve lo mostrerò con il montaggio, mentre questa versione è multilingua. Quindi i veri collezionisti che fanno? Si comprano le collectors e poi anche le versioni PAL ITA per avere il triangolo blu in collezione, ma questo mi sembra un po' troppo anche per me. Intanto apriamo il gioco, che questo ce lo giochiamo sicuramente. E cosa ci sarà dentro? Parte il toto scommesse, io dico niente, ma c'è invece il fogliettino delle avvertenze per l'epilessia solo per i francesi, perché ricordiamo questo problema esiste solo in Francia, non tange nessun altro. Abbiamo la cartuccia di gioco e un artwork interno fico. È il render poligonale di Samus. Scusate, ma con l'inquadratura sto stortissimo. Spero si veda abbastanza bene. Interessante, particolare. Mi dà un po' di vibes di Metroid Prime, non so perché. È la cartuccia Paleo. Eccola qua, bene. Ma è finita qui? Abbiamo visto tutto quanto quello che c'è all'interno di questa collector's gigantesca? Direi no, perché sennò sarebbe un pochino poco. Quindi solleviamo il doppio fondo e ritorna lo signore e signori, mamma mia, quanto sono italiano che dico mamma mia ogni 3x2. Un artbook pesantissimo, massiccio, che andremo a scartare, ma non vi farò vedere perché nei precedenti unboxing mi hanno fatto notare come molti degli artwork in realtà contengano degli spoiler, e so che molti di voi vogliono andare in blind totale quando si tratta di scoprire le ambientazioni, la lore, i nemici, i protagonisti, eccetera, eccetera, e molto spesso questi bozzetti in realtà
poi danno uno sguardo su tutto quello che è il gioco, non rispettando la progressione del giocatore. Quindi molti sono seccati dal contenuto di questi artbook. Spero di aver detto artbook, mi sbaglio sempre. Viene indicato come Mission Logs, Journal des Missions per i francesi. Vediamo se ci sono degli spoiler, poi ve li taglio in montaggio. Bellissimo, perché questo qua è il primo Metroid con tanto di logo in giapponese. Intanto crea un po' di ordine perché sembra una cosa amatoriale. Eccoci qua. Qui abbiamo il primo Metroid. Immagino... Ah, bellissimo, quindi è diviso per capitoli, quindi ci sono tutti gli artwork del primo Metroid. Qua vediamo lo studio su Samus e le sue forme, Big Bad Samus. Questi mi fanno troppo ridere, perché sono stati mostrati anche sul sito ufficiale. È bellissimo vedere gli artwork degli anni 90. Praticamente sono un misto tra un cartone Disney, qualcosa di demoniaco. E il bello è che nella loro testa, nella testa di Nintendo e degli sviluppatori dell'epoca, Alien era la loro fonte di ispirazione principale. Non so bene... È bello vedere come ogni poi cultura rimastica le informazioni che arrivano, le suggestioni che arrivano dal cinema e dalle altre arti. Molto molto figo. A questo punto ci vediamo anche Metroid 2 e poi la smetto di spoilerarvi tutto quanto e vi do i miei pensieri conclusivi su questa Limited, su questa Collectors, su questa edizione speciale. È bellissimo vedere come in pochi anni, in realtà neanche troppi pochi, perché ne sono passati penso 6-7 forse, tra il primo e il secondo Metroid, comunque come si è radicalmente cambiato il design di Samus, e questo di Samus Returns risulti molto molto più attuale e moderno e in linea con quello che siamo abituati a vedere. Questo invece sembra uscito fuori da un manga, se vogliamo. Ma è chiaro che l'impronta è proprio giapponese in questo caso, l'impronta artistica. Mi fanno veramente impazzire queste cose, sono molto felice che l'abbiano impostato in questo modo, che sia proprio un archivio più che una semplice raccolta di quello che è stato fatto dentro Dread. Sarà interessante vedere anche le lavorazioni sugli schizzi di Dread, ma immagino che occupino solo la parte finale o la seconda parte di questo artbook, ragazzi, che è gigantesco, quindi eh sì, poi arrivano gli spoiler su Dread, non ce li andremo a vedere. Allora, che dire, i contenuti mi sono piaciuti tantissimo, ho apprezzato molto le cartoline che per un nostalgico ci stanno benissimo, è bello ripercorrere per fotografie la storia del brand. Le uniche due cose che non mi hanno fatto impazzire è che sono scomparsi i remake da questa ricognizione storica, ci sta il non voler essere ridondanti, però Zero Mission e soprattutto Samus Returns andrebbero citati in qualche modo. Non so se ci sono all'interno dell'artbook, spero di sì, ma non credo. Però magari qualche cartolina in più non avrebbe guastato. E forse l'unica altra critica che mi sento di muovere, ma sono piccolezze, è l'eccessiva somiglianza tra la steelbook e la cover originale in gioco. Sì, certo, ovviamente la steelbook è più... come si dice, più patinata, più luccicosa, termine tecnico, sicuramente più elegante, però non è questo grande valore aggiunto. Solitamente il bello delle steelbook è proprio vedere un artwork differente, che poi può essere peggiore o migliore di quello originale, sta a noi deciderlo, però proporre un design così troppo simile a se stesso forse è un po' pigra come scelta. Però tolto questo, io vi devo dire che forse è una delle limited che apprezzo di più in assoluto, e vi spiego anche il perché. Perché è grossa, è grande, fa la sua porca figura, comunque è bella e imponente, e da esporre sarà una signora limited sicuramente, ma al tempo stesso è scevra di cose inutili, cioè veramente l'essenziale. C'è la steelbook, ci sono le cartoline che a livello collezionistico secondo me hanno senso, e soprattutto c'è un artbook, madonna, proprio pazzesco. Non mi ricordo se è lo stesso di formato che c'era anche all'interno delle limited di Xenoblade o magari di Astral Chain, può essere, perché anche là mi ricordo dei libri giganteschi, però mi è piaciuto di più come lo hanno strutturato, ovvero come un log di tutte le missioni di Samus, e questo per me è sicuramente un plus. Guardate poi quant'è ciccione, bello, elegante, ha super stile, per me è promosso proprio a piani voti.
E ci sta, non ci sono fronzoli, non c'è nulla di stupido per aumentare il volume dell'offerta, ma quelle poche cose che ci sono valgono assolutamente, per quanto mi riguarda, il prezzo del biglietto. Quindi, si tratta del gioco del secolo, si tratta del gioco dell'anno, non lo so, lo devo giocare, però per come si presenta la Special Edition, per me Dread è già promosso. Ora bisogna giocarci. Dai! Poracci, vi è piaciuto questo unboxing? Cosa ne pensate della Limited Edition di Metroid Dread? La prenderete? Vi è sfuggita? Oppure, eresia, avete comprato il gioco ma in digitale? Ah, non si fa. Non si fa. Io vado a nerdare duro su Dread. Noi ci vediamo domani per un altro video che non sarà un TG Poro, abbiate un po' di pazienza, perché anche domani continueranno gli unboxing e questa volta sarà il turno di Switch OLED, quindi una super occasione. Quindi ci vediamo domani, mi raccomando non mancate, nerdate duro, magari se ci avete su Dread. Io sono il Poro Dread, Michele Unboxing, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Cioè, ma tu mi vuoi far credere che questo è meglio di questo?